Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dio Padre, fonte di ogni dono e ministero, Cristo, Maestro e Pastore delle nostre anime, lo Spirito Santo, artefice di comunione nella carità, siano con tutti voi. E con il tuo spirito. Carissimi, la nostra comunità parrocchiale di Regina Mundi, riunita nel giorno del Signore, vive un momento di particolare gioia e solennità, perché riceve da me, vostro Vescovo, il suo nuovo parroco nella persona del presbitero Martino. Nella successione e nella continuità del ministero esprime l'indole pastorale della Chiesa, in cui Cristo vive e opera per mezzo di coloro ai quali il Vescovo affida una porzione del suo gregge. Viene data lettura della bolla di nomina con la quale Sua Eccellenza Monsignor Arcivescovo ha nominato parroco di questa parrocchia di Regina Mundi in Martina Franca il reverendo sacerdote Martino Mastrovito. Filippo Santoro, per grazie di Dio e della sede apostolica, arcivescovo metropolita di Taranto, al diletto figlio in Cristo, sacerdote Martino Mastrovito, pace e benedizione nel Signore. In seguito agli avvicendamenti degli incarichi pastorali da me disposto, ho ritenuto opportuno affidare a te la guida della comunità parrocchiale Regina Mundi in Martina Franca, Taranto, in sostituzione del reverendo sacerdote Raffaele Pepe. Pertanto, a norma del canone 522 del Codice di diritto canonico e del decreto della Conferenza Episcopale Italiana in data 6 settembre 1984, ti nomino e ti costituisco per 9 anni parroco della suddetta parrocchia Regina Mundi Martina Franca, attribuendoti tutti i diritti e i doveri previsti dai sacri canoni, dagli statuti e dalle legittime consuetudini della nostra arcidiocesi, connessi con il degno esercizio della tua missione di parroco, esortando i fedeli a te affidati ad accoglierti con animo pronto come maestro e guida spirituale. Voglio infine che durante il rito di ammissione di missione canonica nell'ufficio di parroco tu emetta la professione di fede e prego il buon pastore perché ti ricolmi di doni per compiere con autentico zelo apostolico il tuo ministero. Dato a Taranto, dalla nostra sede metropolitana, il giorno 1 di settembre dell'anno 2021, anno nono di episcopato. Filippo Santoro, arcivescovo metropolita di Taranto. Invochiamo lo Spirito del Signore perché il parroco e i parrocchiani formino una sola famiglia, riunita nella fede, nella speranza e nella carità. Oh,
accostati a noi. Preghiamo. Sii benedetto Dio nostro Padre, pastore dei pastori, per i grandi doni del tuo amore. In Cristo tuo Figlio, presente e operante nella Santa Chiesa, ci hai fatto rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, per formare un'unica famiglia, riunita nella celebrazione dell'Eucaristia, centro e fulcro della vita cristiana. Guarda con paterna benevolenza il nuovo parroco, a cui affidi un'eletta porzione del tuo gregge. Fa che la comunità parrocchiale di Regina Mundi cresca e si edifichi in tempio santo del tuo spirito e renda viva testimonianza di carità, perché il mondo creda in te e in colui che hai mandato, il Signore nostro Gesù Cristo, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Aspergi il popolo di Dio, venera il Santo Altare, guida i discepoli di Cristo, Maestro e Signore, nel cammino della verità e della vita, dal fonte battesimale alla mensa del sacrificio eucaristico. Interceda per te e per tutti la Vergine Maria, patrona di questa comunità parrocchiale. Al Vescovo. Thank you.
recitiamo insieme l'inno alla Santissima Trinità, il Gloria. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, Creatore e Signore dell'universo, volgi a noi il tuo sguardo e fa che ci dedichiamo con tutte le forze al tuo servizio, sperimentando la potenza della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio e io non ho posto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. È vicino chi mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa? Si avvicini a me. Ecco il Signore Dio, mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore protegge i piccoli e lo
dalla lettera di San Giacomo Apostolo. A che serve, fratelli miei, se uno dice di avere fede, ma non ha opere? Quella fede può forse salvarlo? Se un fratello o una sorella sono senza vestiti e sprovvisti del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro: andatevene in pace, riscaldatevi e saziatevi, ma non date loro il necessario per il corpo, a che cosa serve? Così anche la fede, se non è seguita dalle opere, in se stessa è morta. Al contrario, uno potrebbe dire: tu hai la fede e io ho le opere. Mostrami la tua fede senza le opere, e io con le mie opere ti mostrerò la mia fede. Parola di Dio. Quanto a me, non ci sia altro vanto che nella croce del Signore, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, Signore. In quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?» Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti». Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?» Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va dietro a me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Convocata la folla, insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà». Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Alleluia. 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 Alleluia.
Carissimi fedeli, carissimi fratelli e sorelle, in questa bella serata martinese si compie il passaggio della responsabilità del ministero di parroco da Don Raffaele a Don Martino e noi siamo qui riuniti partecipando con il cuore pieno di gratitudine a Dio che provvede alla Chiesa alla guida delle comunità attraverso il ministero sacerdotale. Saluto tutti i sacerdoti qui presenti, saluto i parroci, saluto Monsignor Tagliente, arcidiacono del capitolo metropolitano, e poi i diaconi e poi i presenti, saluto il sindaco Franco Ancona, il vice sindaco, gli altri partecipanti del governo della città, tutti quanti, le varie associazioni qui presenti. E questo momento è un momento che ci vede tutti uniti nella preghiera, perché si compie una tappa, la tappa portata avanti con impegno intenso da Don Raffaele nella costruzione della Chiesa, nell'edificazione del Tempio, nella cura della comunità. E adesso, dopo un dialogo che è intercorso in questi anni con lui, siamo giunti ad un nuovo passaggio con il ministero dato a Don Martino Mastrovito, che continua qui il ministero già svolto precedentemente in altre situazioni, per ultimo alla parrocchia dello Spirito Santo di Taranto. E così vedete che mentre i sacerdoti si succedono, continua il ministero di Gesù, sommo ed eterno sacerdote. Perché è il Signore quello che ci guida, ma non ci guida astrattamente, ci guida attraverso delle persone, e con il cammino della vita chiede questo passaggio, questa sostituzione, proprio perché la comunità possa essere sostenuta, assistita e possa progredire. Quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo di oggi è proprio indicativo del ministero. Innanzitutto il parroco deve custodire e far crescere la fede delle persone, la fede nel Signore Gesù, la fede nella passione, morte e resurrezione del Signore Gesù. E non facciamo come San Pietro che passa subito, si scorda, dice no, tu non passerai attraverso la passione. In tutti i passaggi che la vita di Gesù ha sopportato, passiamo anche noi nelle difficoltà della vita. Quindi far crescere la fede. Poi ancora la seconda lettura di San Giacomo ci ha indicato che la fede ha bisogno delle opere, le opere particolarmente le opere della carità, le opere dell'amore, in cui si manifesta la fede, una fede concreta, una fede che è visibile attraverso l'annuncio della parola, la catechesi, la formazione, ma le opere della carità. Attraverso queste opere si vede, perché la testimonianza cristiana consiste tutta in questo manifestare qualcosa di diverso nella vita di tutti i giorni. Questo è il cristianesimo. Da che cosa il mondo si accorge che siamo cristiani? Da una diversità nel vivere le cose che tutti quanti vivono, da un modo particolare in cui noi viviamo la famiglia, da un modo particolare in cui noi viviamo il lavoro, in cui viviamo la sofferenza, in cui viviamo la malattia, in cui viviamo la difficoltà di questa pandemia. Ancora una volta, vedete questa assemblea, non c'è luogo qui a Martina, ma in tutta la nostra diocesi, più sicuro di questo. Quindi dobbiamo cercare di continuare in questa direzione con tutte le precauzioni possibili, ma proprio senza rinunciare alla fede in presenza, alla vita in presenza. Lo dico in questa parrocchia, che la presenza alla messa domenicale e alle altre attività sia portata avanti con tutti gli accorgimenti possibili. È diverso qui vedere questa assemblea così bella riunita, composta, e trovare invece solamente quattro gatti striminziti e impauriti della vita. Invece no, ci vuole questa ampiezza di cuore, la partecipazione in presenza. Ieri abbiamo dato inizio al nuovo anno pastorale,
nella concattedrale di Taranto e abbiamo indicato le piste, le tappe per il cammino di questo nuovo anno. Le tappe in una cattedrale, in una concattedrale, anche lì con posti limitati, contingenziati, però con una grande partecipazione di sacerdoti e di fedeli. E abbiamo detto che il punto di partenza di quest'anno sarà la riflessione, l'attenzione in primo luogo alla fedeltà di Dio. Dio che è fedele, Dio che non ci abbandona in questo tempo di pandemia, in questo tempo di difficoltà. Dio che è vicino a noi, la sua fedeltà dura per sempre, come abbiamo anche pregato nel Salmo. La fedeltà del Signore innanzitutto, perché nella vita cristiana non partiamo dalla nostra buona volontà, partiamo dall'azione di Dio, l'azione di Dio che ci raggiunge, perché la vita nuova noi la riceviamo come un dono nel battesimo, quindi all'inizio c'è questo dono grande del Signore per ciascuno di noi. Alla fedeltà di Dio corrisponde la nostra fiducia, la risposta piena di fiducia. Ed è importante che in questo tempo ripartiamo con fiducia, senza chiusure, con uno slancio nella vita ecclesiale, nella vita pubblica, nella vita sociale, con l'attenzione che abbiamo richiamato prima. Ripartiamo con fiducia, essere comunicatori di fiducia, essere portatori di fiducia, la fiducia nostra nel Signore. Ci fidiamo di Lui e lo seguiamo. Nelle circostanze lieti e nelle circostanze difficili, ci fidiamo in tutta l'esperienza della realtà. E poi questo cammino lo facciamo, la terza parola, quindi fedeltà di Dio, fiducia nostra, cammino sinodale. La facciamo insieme. Sinodo significa camminare insieme. Tutta la Chiesa rifletterà a partire dal 17 di ottobre sul sinodo, preparando un sinodo del 2023 della Chiesa Universale. E noi cominceremo anche a riflettere su questo camminare insieme, la comunità, il camminare insieme, il decidere insieme il cammino, perché sin dall'inizio la Chiesa è un'assemblea di persone che insieme affronta la vita, le circostanze, le difficoltà, i problemi, impara gli uni dagli altri. È una comunità che è mossa dallo Spirito, è guidata dal Santo Padre, dai Vescovi, dai Sacerdoti, ma è una comunione, è un cammino sinodale e su questo dobbiamo fare grandi passi proprio per crescere nella comunione e nella testimonianza pubblica della nostra fede. Allora vedete com'è importante la vita di tutta la comunità e nella comunità il ministero dei sacerdoti, il ministero del parroco in particolare, come punto di unità, come punto che ascolta, fa sviluppare, fa crescere, favorisce la vita di tutti e guida la comunità non solo alle celebrazioni nella Chiesa, ma la comunità in uscita, la comunità missionaria, che parte per le case, per le strade della comunità, annuncia, testimonia l'amore, la carità, testimonia la presenza del Signore. Quindi una Chiesa in uscita, dice Papa Francesco. E io da quando sono venuto, riportando la mia esperienza brasiliana, ho detto una Chiesa in cui consumiamo la suola delle scarpe, cioè non siamo quelli del banco che ci sediamo in Chiesa, ma quelli che dopo aver pregato usciamo per portare, consumando le nostre scarpe, soprattutto portando col cuore l'annuncio di Gesù dovunque. Questo è il compito del parroco, sostenere la vita di fede delle persone, alimentarla con tutta la grazia del Signore, la sua potenza, i sacramenti e poi lanciarli nella testimonianza, nell'ambiente, particolarmente nel quartiere, nel luogo in cui la parrocchia si estende e qui a Martina Franca nella comunione tra le varie parrocchie e nella comunione di Martina Franca con tutta la nostra diocesi. Quindi i punti centrali del cammino di quest'anno teneteli ben presenti se non li avete ascoltati ieri. Li abbiamo trasmessi anche per
per internet, si trova nel sito della diocesi, i vari passaggi di un cammino che è un cammino che io riprendo sempre da ciò che ci dice il Papa e che ha il suo fulcro nella fiducia e nel cammino sinodale insieme. In questo luogo voglio ricordare due cose: il Vangelo di oggi, questo Vangelo forte in cui Gesù comincia a parlare della sua passione. Prima di tutto chiede chi dice la gente che io sia, e Pietro risponde pieno di entusiasmo: tu sei il Cristo, tu sei il nostro Messia, il nostro Salvatore, tu sei la nostra vita, tu sei il senso della nostra vita, la ragione della nostra vita. E Gesù approva la risposta di Pietro, che ha centrato, ha detto il giusto, ma poi dopo comincia a parlare della sua passione. Cominciò a dire che il figlio dell'uomo doveva soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti, dagli scribi, venire ucciso e dopo tre giorni risorgere. E a queste parole, che il figlio dell'uomo, Gesù, il centro della sua vita, doveva soffrire, Pietro si ribella e prende Gesù in disparte e gli dice: ma cosa stai dicendo? Ma cosa dici? Non se ne parla proprio, questo non ti succederà, perché è affezionato a Gesù, ma c'ha in testa i suoi schemi. E invece il Signore ci riporta non a seguire quello che noi abbiamo come nostri schemi, ma a seguire Lui, a seguire Lui. E allora egli, Gesù, voltatosi, guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro, lo rimprovera, e gli dici: va dietro a me, non gli dici vai a quel paese, gli dici: devi venire dietro di me, mi devi seguire, non andare dietro l'idea di un Messia glorioso, trionfante, intoccabile, ma di uno che sta nella vita, sente le sofferenze, partecipa alle sofferenze di tutti, viene condannato ingiustamente, muore per noi e risorge, vieni dietro di me. Allora il grande invito di questa domenica è proprio quello che vale per il parroco, vale per tutti quanti, per il vescovo, per tutta la Chiesa, vale per tutti, di seguire il Signore che ci parla attraverso la parola di Dio, ma ci parla attraverso la realtà, ci ha parlato anche attraverso la pandemia. Questo fatto ci mette alla prova e in questa maniera siamo interrogati per vivere una fede più profonda, una carità più attenta, una creatività più grande. Ci parla attraverso la realtà, quindi non attraverso quello che noi pensiamo, ma attraverso quello che Lui è e che si manifesta attraverso le circostanze. Perciò il parroco è proprio colui che indica questo cammino della sequela di Gesù, di stargli dietro con tutta la vita. E poi Gesù spiega ancora più chiaramente cosa vuol dire: se uno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Non si può togliere dalla vita cristiana la croce, cioè il seguire un altro, il seguire il Signore, perché Lui è la nostra vita, non i nostri schemi o quello che dice il mondo. E la vita si riempie del Signore, allora è una vita nuova. Se si riempie del mondo è una vita sbandata, siamo fragili, siamo sbandati di qua e di là. E quindi l'annuncio del Signore è proprio questo annuncio forte che il parroco cura insieme con, sempre continuerà a lavorare Don Raffaele insieme nel suo ministero sacerdotale, e con tutte le componenti, l'annuncio di seguire il Signore, di seguire Lui e non i fantasmi o il mondo, seguire proprio la sua presenza. Chi vuol salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Quindi è il cammino della sequela del Signore. E infine una parola sulla Madre di Dio, Regina Mundi, una parrocchia mariana, una parrocchia in cui il cuore si spalanca alla fiducia. Parleremo tutto quest'anno della fedeltà, della fiducia, ma è la mamma quella che ci riempie il cuore di fiducia e che ci fa vivere proprio ripieni della sua grandezza, della sua tenerezza, della sua dolcezza, proprio per seguire
Gesù, la Madonna ci invita a seguire, regina del mondo, regina della realtà, perché ci indica chi è il significato del mondo, il cuore del mondo. La madre ci indica chi è il cuore del mondo. Che la Madonna protegga il ministero nuovo che comincia di Don Martino, lo protegga, lo faccia crescere, lo sviluppi, lo renda sempre più costruttore di comunione con le altre parrocchie di Martina Franca, con l'intera diocesi, arcidiocesi di Taranto. Un cuore di madre, un cuore capace di accogliere, sia il punto di riferimento del tuo ministero, Don Martino, con la capacità di accogliere tutti quanti, di sviluppare, soprattutto in questa dimensione del cammino comune e della testimonianza e della missione. Ti auguriamo un buon ministero e poi anche voi parrocchiani, come siete stati attenti, fedeli a Don Raffaele, così vogliate bene a Don Martino con tutto il cuore, lo vogliate seguire e insieme questa parte del popolo di Dio vivrà nella serenità, nella gioia e nella pace. Buon inizio di ministero, Dio ti benedica, sia lodato Gesù Cristo. Io, sacerdote Martino Mastrovito, credo fermamente e professo tutte singole le verità contenute nel simbolo della fede cattolica, e cioè credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito figlio di Dio, nato dal Padre, prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria a giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Inoltre credo con ferma fede tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio, scritta e trasmessa dalla Chiesa, è proposto da credere come divinamente rivelato, sia con solenne decisione, sia con magistero ordinario e universale. Accolgo e professo fermamente tutte singole le verità
che sono proposte dalla Chiesa come definite circa la dottrina sulla fede e l'agire morale. Infine, aderisco con religioso ossequio alla volontà dell'intelletto, agli insegnamenti che sia il Romano Pontefice sia il Collegio dei Vescovi enunciano quando esercitano il magistero autentico, anche se non intendono proclamarli con atto definitivo. Ci prepariamo insieme alla preghiera dei fedeli. Con umiltà e semplicità effondiamo i nostri cuori dinanzi al Signore. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Accompagna con le opere la testimonianza della Chiesa, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Fortifica il Papa Francesco nella confessione del tuo nome, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Custodisci nel tuo amore il nostro Vescovo Filippo, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Assisti nel suo ministero Don Martino, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Illumina con il tuo spirito i governanti, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Conforta chi soffre a causa di questa pandemia, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Rendici perseveranti nella ricerca del vero bene, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Dona il premio eterno ai benefattori di questa comunità, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. E preghiamo anche per le vocazioni, perché da questa parrocchia, da tutta la comunità di Martina Franca, crescano e si sviluppino buone e sante vocazioni per il sacerdozio e la vita consacrata. Noi ti preghiamo. Accogli, o Padre, le nostre preghiere e fa che esprimiamo nella vita la fede che ci onoriamo di professare per Cristo nostro Signore. Thank you.
Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Ascolta con bontà, o Signore, le nostre preghiere e accogli le offerte dei tuoi fedeli, perché quanto ognuno offre in onore del tuo nome giovi alla salvezza di tutti, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In ogni tempo tu doni energie nuove alla tua Chiesa e lungo il suo cammino mirabilmente la guidi e la proteggi. Con la potenza del tuo Spirito le assicuri il tuo sostegno ed essa, nel suo amore fiducioso, non si stanca mai di invocarti nella prova, e nella gioia sempre ti rende grazie, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui, cieli e terra inneggiano al tuo amore, e noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine la tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
sua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Filippo che presiede questa Eucaristia, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Cataldo, San Martino e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Invochiamo nel canto, con il cuore pieno di gratitudine, il nostro Padre che è nei cieli, fonte della vita, con le parole che Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. L'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare. Ma di soltanto una parola, e io sarò salvo.
Coloro che desiderano ricevere l'Eucaristia rimangono in piedi al proprio posto, gli altri possono sedersi. Padre che vuoi.
Preghiamo. La forza del tuo dono, o Signore, operi nel nostro spirito e nel nostro corpo, perché l'efficacia del sacramento ricevuto preceda e accompagni sempre i nostri pensieri e le nostre azioni. Per Cristo nostro Signore. Don Martino, il Signore ti conceda di presiedere e servire fedelmente, in comunione con il tuo Vescovo, questa famiglia parrocchiale, annunziando la parola di Dio, celebrando i santi misteri e testimoniando la carità. Buonasera, Eccellenza, le porgo i saluti della comunità parrocchiale Regina Mundi, che vuole esprimere la sua gratitudine innanzitutto per la sua preghiera e poi per il dono del nuovo parroco Don Martino Mastrovito. Don Martino è stato un ragazzo della nostra parrocchia ed oggi, maturo nella fede, torna come buon pastore lì dove ha consolidato la sua risposta alla chiamata di Dio. Siamo sicuri che sotto la sua guida la nostra parrocchia continuerà a crescere nella fede e ci aiuterà ad essere tutti più vicini a Dio. A Don Martino giunge il nostro benvenuto e bentornato in una parrocchia che è la sua casa. Lo accogliamo con amore. La nostra parrocchia è nata dal nulla, da una chiesetta di periferia. Don Raffaele ci ha presi per mano e ci ha fatto diventare comunità. Non solo chiesa di mattoni, che pur è stata edificata con tanto impegno e sacrifici, ma ci ha fatto diventare chiesa di persone. Gli anni trascorsi insieme sono stati tanti, alcuni molto intensi ed altri un po' meno, ma mai è mancata la preghiera, il sostegno, l'aiuto, la carità. A Don Raffaele noi tutti esprimiamo la nostra gratitudine, perché ogni giorno con la parola, con l'esempio, con la sua vita e la sua fede ci ha aiutato a nutrirci di Dio. Don Raffaele, Don Raffaele, quante cose sono state fatte in 40 anni? Quante persone hai incontrato? Quante voci hai ascoltato e quanti cuori hai confortato? Quella porta lì, sempre aperta, sempre pronta ad un aiuto silenzioso, senza mai chiedere nulla in cambio se non la preghiera. Vorremmo esprimerti il nostro grazie in modo festoso e rumoroso, con uno scrosciante e fragoroso applauso, ma sappiamo che non gradisci gli applausi, soprattutto durante la celebrazione. Allora, nel più intimo silenzio, tutti quanti noi qui presenti ti doniamo il battito del nostro cuore, che trabocca di amore e di gratitudine. Don Raffaele, Regina Mundi sarà sempre casa tua, e tu farai sempre parte della nostra vita. Don Martino, ecco la tua nuova parrocchia che ti accoglie festante, con amore e con cuore pieno di gioia. Siamo certi che, illuminato dallo Spirito Santo, saprai essere una guida sapiente sulla strada della continua ricerca del vero amore. Accogliamo fiduciosi il tuo coinvolgente entusiasmo
sicuri che saprai spenderlo proficuamente per la tua nuova comunità. Il Signore benedica questo tuo nuovo cammino. Grazie ancora, Eccellenza. Col cuore in mano le chiediamo di ricordare nella preghiera questa comunità, affinché con intercessione di Maria, Regina del mondo, possa essere sempre colma di fede, di doni e soprattutto di nuove vocazioni. Grazie. È proprio vero che nelle botti piccole c'è il vino buono, Silvestro. Eccellenza reverendissima, la ringrazio per aver acconsentito che questa celebrazione con la quale lei ha offerto un nuovo pastore e parroco alla comunità parrocchiale di Regina Mundi si svolga proprio nel giorno del Signore, in cui la Chiesa, tra l'altro, festeggia il nome Santissimo di Maria. Ed è proprio alla protezione della Beata Vergine Maria che desidero affidare ancora una volta il mio ministero di sacerdote e di parroco. Quando ho scelto questa data, memore delle volte scorse allo Spirito Santo, c'era una data che mi perseguitava, ed era il 7 ottobre. Allora ho detto, quest'anno non lo faccio il 7 ottobre, lo faccio il 12 settembre, e lei ha consentito. Poi, andando a vedere un po' meglio la storia della parrocchia, è stata fondata il 7 ottobre, quindi siamo tornati là. È certamente un ritorno alle mie radici, quello che lo Spirito Santo le ha ispirato. Il poter tornare qui, nella comunità dalla quale 24 anni fa sono partito per la formazione sacerdotale in seminario e nella quale ho imparato ad amare Cristo e la Chiesa, come ho già avuto modo di esprimere nella celebrazione di saluto della parrocchia dello Spirito Santo, oggi qui presente con una delegazione numerosa che saluto con affetto. Sono partito come semplice acqua e in questi anni di formazione di vita sacerdotale il Maestro mi ha trasformato in vino. Certo, non ancora buono, ma sono certo che il Signore mi aiuterà con la vostra preghiera a diventare sempre più buono. Sull'esempio e la testimonianza che Don Raffaele mi ha dato, so bene che cosa significhi essere vino versato. Cercherò, con l'aiuto della comunità cristiana che qui oggi mi accoglie come fratello maggiore, di seguire quell'esempio e di non essere da meno. Una chiesa aperta, un cuore aperto alle vere necessità dei fratelli. Certo, grazie a Don Raffaele, che ha fondato questa comunità parrocchiale, non sto dormendo in una macchina come fece lui i primi tempi, qui, 40 anni fa. Quando il 4 dicembre ricorrerà il 40° anniversario di parrocato, se così vogliamo dire, di Don Raffaele. E 40 anni fa, negli anni 80, il suo venerato predecessore, Monsignor Guglielmo Motolese, accompagnò Don Raffaele con la torcia, Eccellenza, in questa parte della nostra città. L'ultimo palo della luce all'epoca era praticamente lì in fondo, prima di trovare l'imbocco a questa piazza. E certo devo dire che l'amministrazione comunale dagli anni 80 ad oggi in questo quartiere ha davvero svolto diverse opere, non ultima quella di aver abbattuto il muro alle mie spalle e di aver ridato un po' di aria a queste abitazioni, e di questo vi ringrazio. Quindi, dicevo, l'amministrazione comunale ha fatto passi da gigante in questo territorio. L'attenzione posta in questi ultimi mesi sulla viabilità, il parcheggio,
ha mostrato diversi sforzi che sono sotto gli occhi di tutti. Sarà sicuramente nostro impegno come comunità cristiana quello di collaborare sempre di più insieme con questa amministrazione e quelle che verranno per la spinta culturale e sociale, facendo il bene della città e del nostro quartiere San Michele. Ringrazio l'amministrazione di essere qui presente nella persona del sindaco e di tutti gli altri consiglieri. Approfitto per ringraziare appunto l'amministrazione e tutti coloro che, animati da buona volontà, si impegnano nella vita politica della nostra città. Ringrazio in modo particolare i miei sacerdoti, i confratelli sacerdoti, qui presenti fisicamente, e tutti coloro che numerosissimi mi hanno fatto pervenire parole di augurio e di vicinanza. Come ho già avuto modo di scrivervi qualche giorno fa, anche se non sempre ve lo dimostro, io vi voglio bene al nostro presbiterio. Ringrazio e nello stesso tempo porgo le mie scuse alla mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto e che molto spesso, animato dallo zelo del Vangelo, purtroppo ho trascurato. Ritornare nella mia terra mi fa pensare che sarò più presente, ma non ve lo posso assicurare. Un saluto alle religiose, ai priori delle confraternite della nostra città. Grazie della vostra presenza e della vostra amicizia. Ed eccoci qua. Un caloroso grazie alla bellissima comunità parrocchiale di Regina Mundi per avermi accolto con entusiasmo e carichi di speranza. Sono certo che faremo tante cose insieme, ma vi chiedo di aiutarmi a non dimenticare ciò che Don Raffaele ci ha insegnato da sempre. Il fare non deve essere fine a se stesso, ma deve essere motivato dall'essere. Del resto, proprio oggi nella liturgia, San Giacomo ce lo ha ricordato nella seconda lettura. È la fede che ci deve spingere a vivere come veri cristiani secondo il cuore di Cristo. Tanti sono i progetti e le iniziative che vorrò proporvi e che ho il desiderio di condividere con voi in un'assemblea pubblica domenica prossima, 19 settembre, alle 16:30, quindi non prendete impegni e segnatevelo. Qui, in parrocchia, nella nostra casa, ho il desiderio di abbracciare tutti i territori delle contrade e del nostro quartiere, il quartiere di San Michele, e lo faremo fisicamente attraverso diverse iniziative, come la ciclopasseggiata che abbiamo già previsto per domenica 3 ottobre. Ma seguiranno tanti piccoli e grandi eventi come questo, che dovranno servire però a saldare ancora di più i rapporti e a cementare la relazione tra il quartiere e la parte rurale della parrocchia, che non deve sentirsi lontana o meno importante. Sarebbe bello poter portare il catechismo ai bambini che abitano nelle zone rurali, e permettere così alle famiglie di far vivere l'annuncio del cristianesimo, della fede cristiana, non distanti dalle loro case. Ma certamente resta l'invito a venire qui, in quella che è la casa comune. In questi giorni, inoltre, ho potuto cogliere la provvidenza nella disponibilità di alcuni benefattori che hanno espresso la volontà di restaurare due statue di San Michele presenti nella chiesetta e nella grotta. Attraverso la prossima festa di San Michele, il 29 settembre, lanceremo una campagna per il recupero dei luoghi che hanno inevitabilmente contribuito al nostro essere qui oggi. Da Don Stefano e chissà quanti altri sacerdoti predecessori, da Don Stefano, da Don Domenico Maggi, e tutti quei sacerdoti che prima di Don Raffaele e con Don Raffaele, come Don Francesco Mastrovito, hanno potuto collaborare all'edificazione di questa comunità, partendo da queste piccole chiese, la Madonna di Loreto e San Michele Arcangelo.
Ringrazio tutti voi, davvero, di vero cuore, per la vostra presenza, la vostra amicizia così calda, affettuosa. Le vostre preghiere hanno aggiustato anche il tempo che portava pioggia e diluvi in questa giornata. E ringrazio in modo particolare tutti coloro che hanno reso bella la nostra Chiesa in questi giorni, lavorando così volontariamente e alacremente. Ringrazio Don Marco per avermi liberato dall'incombenza della sistemazione della liturgia. Ringrazio il gruppo ministranti, il coro, ringrazio i volontari, il gruppo scout, i catechisti, alcuni dei quali hanno portato anche il volantino nelle case della nostra parrocchia. Non abbiamo raggiunto tutti, ma lo faremo grazie a voi. Raggiungeremo tutte le case del nostro quartiere per dare la nostra disponibilità e creare un luogo di incontro in questa parte del quartiere. Grazie e pregate per me. Verbale di missione canonica del sacerdote Martino Mastrovito nella parrocchia Regina Mundi in Martina Franca. Il giorno 12 di settembre alle ore 19:45 nella chiesa parrocchiale di Regina Mundi in Martina Franca, Sua Eccellenza Reverentissima Monsignor Filippo Santoro, Arcivescovo Metropolita di Taranto, ha conferito l'immissione canonica al sacerdote Martino Mastrovito, che con bolla arcivescovile del 1 settembre 2021 è stato nominato parroco della parrocchia Regina Mundi Martina Franca, succedendo al reverendo sacerdote Raffaele Pepe. Letta la bolla di nomina e avendo il novello parroco rinnovata la professione di fede, allo stesso Martino Mastrovito è stata data consegna della chiesa parrocchiale ed è stata ufficialmente e canonicamente data la giurisdizione pastorale sulla relativa comunità parrocchiale secondo le norme e le disposizioni vigenti. Monsignor Arcivescovo, per l'occasione, ha rivolto la sua parola ai fedeli presenti al Sacro Rito. Il nuovo parroco ha risposto ringraziando e rinnovando i suoi impegni pastorali. Il presente verbale, che sarà conservato negli archivi della Curia Metropolitana di Taranto, viene firmato ora da Sua Eccellenza Reverentissima Monsignor Arcivescovo, dal nuovo parroco e da due testimoni nelle persone del reverendo Monsignor Giovanni Ancona e del signor Vito Lilli. Martina Franca, 12 di settembre 2021.
Con la firma del verbale è ufficialmente insediato come nuovo parroco Don Martino Mastrovito. Gli auguriamo un buon lavoro. E ora diamo la benedizione per il suo ministero. Martino, mettiti qui che è la tua benedizione. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. La pace di Cristo, che sorpassa ogni sentimento, custodisca il vostro cuore e il vostro spirito, nella conoscenza e nell'amore di Dio e del suo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ancora una volta un buon ministero a Don Martino, un saluto, grazie a Don Raffaele, il Signore vi benedica tutti, buona serata, buona domenica. Ave figlia dell'Eterno Padre, ave madre dell'Eterno Figlio, ave sposa dello Spirito Santo, ave tempio della Santissima Trinità, Vergine Immacolata, prega per noi.